Lionel Messi, la storia. Messi Cucitini è nato il 24 giugno del 1987 a Rosario, Argentina. Suo padre Giorgio Orazio Messi e sua madre Celia Maria Cucitini hanno 4 figli, 3 maschi e una femmina. Lionel è il terzo. I genitori lavoravano duro per mandare avanti la famiglia. Non fecero mai la fame, ma nemmeno erano ricchi. A dire il vero, Lionel dava tanto lavoro perché era un giovane molto attivo, sia a casa che a scuola. In giovane età era molto competitivo e non gli piaceva assolutamente perdere. Sai quei bambini che quando perdono diventano violenti e non ci stanno a perdere? Messi era così. A scuola, sebbene fosse un ragazzo iperattivo, i voti erano positivi. Era un buon alunno. Era molto amato e ben voluto da tutti. E tutti, già da subito, chiaro, capiscono la vera passione del ragazzo, che non era studiare, ma il calcio. Quando aveva tempo, prendeva la palla, chiamava gli amici e andava a giocare. Ovviamente, questo non avveniva solo a scuola, anche per strada Messi aveva l'abitudine di giocare con gli amici. La sua famiglia all'età di 5 anni iniziò a capire che Lionel faceva cose assurde con la palla. Incluso la nonna fu una delle prime a capire questo, lei che lo accompagnava da tutte le parti. Quando aveva 5 anni c'erano poche squadre vicino casa, tra cui il Grandoli. Un certo giorno mancava un ragazzo, ma Lionel era ancora troppo piccolo. Però quando finalmente gli permettono di giocare, tutti rimangono stupefatti e dicevano: ma come fa un ragazzino così piccolo a essere tanto geniale? In questo periodo la persona che più si prendeva cura di lui, la nonna, venne a mancare. Il tempo passò e nel 93, all'età di 6 anni, arriva ai Newell Old Boys, dove davvero crea meraviglia. Desde el primo momento que llegó, jugaba muy, muy bien. Tiene una técnica espectacular. Eso no se lo enseñó nadie. Ya nace así. Lionel Messi guida una delle squadre più forti della categoria giovanile di Newell. Quella squadra fu soprannominata la macchina dell'87. Senza fatica superava tutte le altre, vincevano e Messi senza dubbio era il crack che spostava gli equilibri. E arrivarono vittorie e trofei. Però non sono tutte rose e fiori. Con il passare del tempo il padre capisce che ci sono cose che non vanno bene e non sta crescendo come pari età. Nel 97, all'età di 7 anni, la sua famiglia e i Newell Old Boys decidono di portarlo dai vari illuminari. Tutti erano preoccupati e scoprirono, dopo gli esami medici, problemi ormonali. In questi trattamenti che doveva fare, il piccolo Messi doveva fare 2 iniezioni al giorno in ciascuna gamba per diversi anni. Oltre ad essere estremamente doloroso, era anche una terapia molto costosa, $900 al mese, cifre proibitive per i genitori. All'inizio una fondazione chiamata Acindar aiutò la famiglia. A 11 anni Lionel iniziò la terapia. Immagina un ragazzo di 11 anni che deve farsi infilare una siringa nella gamba per praticamente tutta l'adolescenza. Nel 2000, quando Messi aveva 13 anni, la fondazione disse che non poteva più pagare e la terapia assolutamente non poteva essere interrotta. Così la famiglia tornò da Newell Old Boys, il club disse che avrebbe pagato
e si sarebbe fatta carico, ma all'inizio fu così, ma poi i fondi iniziarono a scarseggiare e così la famiglia cercò altre squadre. Così Newell lasciarono andare Messi e andarono, la famiglia andò per River Plate. Messi fece, fu lì per sei giorni, sebbene aveva un grande gioco, giocava bene, però non, il rischio era troppo per il River Plate. Così, grazie a dei familiari che stavano in Spagna, riuscì a ottenere una prova al Barcellona. Quando il Barcellona capì che doveva pagare, venne a conoscenza di questo, ci furono la decisione di prenderlo, si arenò. Passarono mesi e la dirigenza poi alla fine decise per prenderlo. Tutto avvenne in un ristorante, su un fazzoletto. Il primo contratto, appunto, venne fatto nel ristorante, e su questo fazzoletto c'era scritto che Messi sarebbe cresciuto nel Barcellona e il Barcellona si sarebbe fatta carico della crescita. Così all'inizio Messi e la famiglia lasciano l'Argentina per Barcellona. Gli esordi al Barça non sono facili, infatti è già la prima stagione, quella del 2000-2001, si infortuna e resta fuori tutto il campionato. Oltre a questo l'adattamento non è facile. Inoltre ci sono anche pratiche burocratiche da fare, non facilita nel suo inserimento. Solo a febbraio 2002 riesce a essere iscritta alla Federazione Spagnola di Calcio. Il 2002 segna anche la fine delle iniezioni. Nella stagione 2002-2003 Messi esplode, in 30 partite fa 36 gol. Il Barça in questa stagione partecipa a 4 campionati juniores, Messi è il migliore. Nel 2003-2004 Messi fu inserito nel Barcellona C, nella terza divisione, 10 gare, 5 gol gli sono sufficienti per la promozione in Serie B. Qui al Barça B presta a tirare l'attenzione di Rijkaard, allenatore della prima squadra. A novembre 2003, all'età di 16 anni, Messi viene convocato per una gara amichevole contro il Football Club do Porto di José Mourinho. Ossia, a 16 anni Messi fa il suo esordio con la squadra A. Però ancora non era finita la gavetta e la stagione 2004-2005 continua con la squadra B. Nella terza stagione con il Barça B fece 17 gare e 6 gol. Alla fine guadagna il team principale, dove gioca 9 gare. E fu in questa temporada, in questa stagione, che fece il primo gol sul passaggio di Ronaldinho Gaúcho, un gol che nessuno si dimenticherà. Va detto anche che Ronaldinho lo ha aiutato e non poco nel suo lancio. Dopo questa stagione Messi partecipa al Mondiale Sub-20, dove decolla definitivamente, vincendo il suo primo trofeo internazionale e anche come quello di miglior giocatore. Il 2005 è anche l'anno in cui viene convocato con la Nazionale A. Nel 2005-2006, con Eto'o e Ronaldinho davanti, il Barça e Messi fanno faville, vincendo Supercoppa, Coppa, Campionato di Spagna e la Champions League. Infelicemente Messi nel finale di stagione si infortuna e non partecipa alle ultime gare. Termina la stagione con 25 partite, 4 assist e 8 reti.
Poi Messi partecipa alla Coppa del Mondo, però usciva da un infortunio e non era titolare assoluto. E contro la Germania ai quarti non viene messo in campo. 2006-2007 Messi continua la crescita, in questo momento già era titolare assoluto, però anche se la squadra aveva conquistato la Supercoppa di Spagna, la restante parte di stagione non è quella attesa. Infatti non vinsero né la Liga né la Champions, ma a livello individuale Messi gioca molto e continua la sua ascesa. Termina la stagione con 36 gare, 3 assist e 17 reti. Dopodiché Messi partecipa alla Coppa America, che fu per lui un grande successo, anche se in finale viene battuto dal Brasile 3-0. Messi termina il 2007 con l'elezione al miglior giocatore del mondo, secondo solo a Kaká. Nella stagione del 2007-2008, sebbene Messi stava giocando ad alti livelli, la coppia Rijkaard e Ronaldinho non funziona. Messi finì la stagione con 40 gare, 13 assist e 16 reti. L'argentino partecipa quindi alle Olimpiadi e ancora gioca tanto e bene. Il risultato fu di conquistare una medaglia d'oro. Nel 2008 fu ancora eletto secondo giocatore del mondo, perdendo questa volta a favore di Cristiano Ronaldo. Nella stagione 2008-2009 il Barça cambia molto. Ronaldinho e Rijkaard avevano salutato, iniziava l'era Pep Guardiola, che come tutti sappiamo porta uno stile di gioco tutto suo, avvolgente. Insieme a Xavi e Iniesta, Messi e il Barça mettono in scena una delle squadre più forti di sempre. Questa stagione il Barça vince tutto quello che c'era da vincere: Coppa del Re, Liga, Champions, con Messi capocannoniere e miglior giocatore. A fine 2009 arriva anche il mondiale per club. Messi chiude la stagione con 51 gare, 18 assist e 38 reti. Nel 2009 finalmente arriva il pallone d'oro. Nella stagione 2009-2010, sebbene il Barça non ha vinto la Champions, la squadra continua ad alti livelli, vincendo Supercoppa di Spagna, Supercoppa UEFA, il campionato di Spagna, con Messi capocannoniere con 34 reti. Anche in Champions è capocannoniere. Il giocatore argentino termina la stagione con 53 gare, 11 assist e 47 reti. Messi partecipa quindi alla sua seconda Coppa del Mondo, insieme all'Argentina esce ai quarti ancora una volta prendendo 4 reti dalla Germania. Perdendo con la Germania, al di là di tutto, Messi riceve nel 2010 il suo secondo pallone d'oro e lo scettro del miglior giocatore del mondo. Nella stagione 2010-2011 Messi continua il volo con il Barça, conquistando ancora Supercoppa di Spagna, campionato spagnolo e la Champions, con Messi capocannoniere e miglior giocatore. A fine al 2011 il giocatore conquista il mondiale per club vincendo sul Santos di Neymar, sempre ancora una volta miglior giocatore. Dopo un anno ancora spettacolare viene eletto per la terza volta miglior giocatore del mondo. Nella stagione 2011-2012 Messi continua senza freni. Messi vince il titolo di capocannoniere della Lega, sebbene senza vincere il campionato, ma con la cifra incredibile di 50 reti. Niente Champions League, Messi è però ugualmente capocannoniere della competizione europea. Il Barça non finisce la stagione 2012 senza titoli, vincendo Supercoppa di Spagna, Supercoppa UEFA e Coppa del Re. Messi termina la stagione con 60 gare, 29 assist e 73 reti. Guardando all'anno solare del 2012, Messi entra nel Guinness dei primati con il record di gol in un solo anno. Nel 2012 Messi giunge
gonfia la rete niente più, niente meno che 91 volte. Incredibile. Dopo una stagione tanto spettacolare, nel 2012 Messi viene eletto per la quarta volta miglior giocatore del pianeta. Nell'annata 2012-2013 la stagione di Pep Guardiola volge al termine. Inizia un nuovo ciclo. In questo periodo di transizione i risultati non furono proprio migliori, portando in bacheca solo il campionato spagnolo e Messi capocannoniere con solo 46 reti. Messi termina la stagione con 50 gare, 16 assist e 60 reti. Nel 2013 è il secondo giocatore del mondo dietro a Cristiano Ronaldo. Nella stagione 2013-2014 il livello di Messi continua ad essere alto, anche se un infortunio lo tiene fuori gran parte della stagione. Parlando della squadra, il Barça conquista solo la Supercoppa di Spagna. Messi termina la stagione con 46 gare, 11 assist e 41 reti. A fine stagione l'argentino partecipa alla sua terza Coppa del Mondo. Con l'Argentina arriva in finale giocando grande calcio. Per la terza volta di seguito però perdono con la Germania e la Coppa resta un sogno. Messi viene eletto miglior giocatore. Nuovamente nel 2014 riceve il titolo di miglior giocatore del mondo, ancora una volta. Nella stagione 14-15 con il trio MSN il Barça torna a brillare, vincendo Coppa del Re, Campionato di Spagna e la UEFA Champions League. Messi è uno dei capocannonieri ed è miglior giocatore. Dopodiché partecipa alla Coppa America, nuovamente l'Argentina arriva in finale perdendo i rigori con il Cile, però questa volta. A fine 2015 Messi con il Barça vince il Mondiale per Club, terminando la stagione con 47 gare, 27 assist e 58 reti. Nel 2015 per la quinta volta nella sua carriera viene eletto miglior giocatore del pianeta. Nella stagione 15-16 il Barça vince la Supercoppa UEFA, ancora la Coppa del Re, la Liga, manca solo la Champions. In questa stagione Messi gioca 49 gare, fa 23 assist e 41 reti. Termina il 2016 come secondo giocatore del mondo. Nel 2016 partecipa ancora una volta alla Coppa America e quello che accadde nel 2015 torna a succedere nel 2016. Perdono in finale i rigori con il Cile. Messi ne esce traumatizzato talmente tanto che dichiara di ritirarsi dalla nazionale, ma poi torna indietro sui passi. Nella stagione 2016-2017 arriva secondo nella Lega Spagnola, conquistando la Supercoppa di Spagna e la Coppa del Re, e Messi è capocannoniere del campionato di Spagna. Messi termina la stagione con 52 gare, 16 assist e 54 reti, con l'elezione al secondo giocatore del mondo dopo Ronaldo, Cristiano. Nella stagione 2017-2018 il Barça vince il campionato di Spagna con Messi, tanto per cambiare, capocannoniere, vincendo anche la Coppa del Re. L'argentino chiude la stagione con 53 gare, 18 assist e 46 reti. Partecipa anche alla sua quarta Coppa del Mondo in carriera, ma come sappiamo le cose non andranno per il meglio. Sebbene l'impegno da parte sua non è mancato, non riesce a evitare l'uscita dell'Argentina ai quarti contro la Francia, poi vincitrice del titolo 2018. I record di Messi sono straordinari. L'argentino attualmente è il miglior capocannoniere della storia del Barcellona, miglior assist nel capocannoniere della Liga e miglior capocannoniere anche della storia della nazionale argentina. Questi sono solo alcuni degli straordinari record raggiunti dall'argentino. E non ci sono dubbi, amico mio, il suo calcio è straordinario, semplicemente. Attraverso questo suo modo di giocare ottiene record, numeri e premi che lo rendono senza dubbi tra i migliori giocatori di sempre.